Bella a tutti ragazzi, sono Mirko e bentornati su Gepri Channel e su Tarmoil. Allora amici, proseguiamo la nostra serie nella modalità esperto. Come sempre ragazzi vi ricordo, mi raccomando i like, non scordatevi perché sono importanti. Condividete, commentate. Allora, continuiamo la nostra campagna. Dunque, mi avete dato un sacco di commenti, mi avete fatto un sacco di commenti. Qualcuno avrebbe preso qualche altro personaggio rispetto a questo Jim Bob. In realtà ragazzi, secondo me hanno tutti delle cose utili a livello di bonus. Diventa un po' difficile stabilire chi è meglio, chi è peggio, nel senso anche questa Lisa ci avrebbe risparmiato la multa per le fuoriuscite prese nello scorso gameplay, quindi sicuramente non era male. Dunque, noi qua avevamo già comprato, però me l'ha resettato perché non ero uscito dal gioco, quindi ricompro comunque questo, che in modo che almeno non ci dà nessuna multa in caso di fuoriuscita, così almeno con questo siamo a posto, e comprerei a questo punto le dimensioni per i cavalli. Ci rimangono un po' pochi soldi, perché ci rimangono 9.500, però del resto queste cose qua servono. Andiamo a fare una bella asta per i terreni, andiamo a prendere questo, va. Vediamo se nessuno ci rompe le balle. No, si litigano quel terreno lì. Oh, perfetto. A noi non ha rotto nessuno le scatole. Qua ha preso la velocità, le ramificazioni, la larghezza, va bene. Anche loro hanno preso un po' di roba, quindi come soldi siamo tutti abbastanza bassi, in realtà, in queste prime fasi di gioco. Qua c'è già un rabdomante. Ok, adesso finalmente abbiamo l'anno, diciamo, intero. Qua è già 1.9, quindi vai subito, l'abbiamo beccata subito, perfetto. Adesso i cavalli possono trasportare di più, quindi è ottimo così. Mettiamo già subito un altro rabdomante. Io migliorerei già questo ragazzi, perché comunque è alto il prezzo, quindi mettiamo anche un quarto cavallo, così mettiamo tutti a vendere. Tanto adesso i cavalli possono trasportare di più, per cui dovremmo starci dietro. E al prossimo, se facciamo abbastanza soldi, devo assolutamente prendere il miglioramento per i rabdomanti, che coprono tutto il terreno, così non abbiamo più problemi anche in quel caso, perché come siamo adesso non riusciamo a vedere le pozze fino in fondo. Lui ha trovato qua, ok, ci andiamo con questa. Ma inizia già un pochettino a scendere, per cui inizio a mettere un primo silo. Magari lo metto, me l'ha preso, vabbè, intanto andiamo un po' più in giù. Ok, adesso l'ho presa. Perfetto, vediamo se mi svuotano. Allora, teniamone solo... di qua sta salendo, no no, di là. Non l'avevo visto ragazzi. Ok, vai, mettiamone 6. Già faticano a salire dietro. E questo aspetto a migliorarla ragazzi, perché come vedete, nonostante tutto, faticano già. Allora, mettiamone 8 a sto punto. E vai, vai di rabdomante. Qua dobbiamo proprio cercare di non fare fuoriuscita, quindi questo aspetto a migliorarla, perché se no non riusciamo. Mamma mia, 1.40 ragazzi. Cavolo, sta andando alla grande. Mi spiace non migliorare, ma se miglioro ho paura di beccare fuoriuscite. È vero che non becchiamo la multa, però andiamo comunque a sprecare petrolio. 1.46, mamma mia. Allora, lui ha trovato qua, quindi ci andiamo con la diramazione, assolutamente. Così risparmiamo i soldi sulla trivella. E per adesso vendo ovviamente 1.46, non metto da parte nulla, perché direi che assolutamente dobbiamo vendere. Andiamo in giù. Ok, l'abbiamo beccata. No, non superarla. Porca miseria, l'ho superata. Fan bagno. Questa è piccola, vabbè. Comunque ce la prendiamo lo stesso. Vai, vai che stiamo vendendo sempre bene. Vai di rabdomante. Ok, siamo già a 4.000, quindi ottimo così, è sempre alto il prezzo. Questo ha già finito, per questo punto inizierei a migliorare almeno questa. Vai, miglioriamo, così almeno vendiamo, perché è ancora alto il prezzo, 1.20, quindi assolutamente continuiamo a vendere. Dai cavallini, spicciatevi, dai dai, scaricate che adesso potete portare tanto. Hai trovato già qua sotto, quindi andiamo un po' più in giù, proprio preciso preciso qua dove c'era già l'altra trivella. Perfetto. Eccola qua, ok, l'ho vista. Ok, vai così. Allora, sta scendendo, quindi io ne terrei solo due a vendere. Iniziamo a mettere via anche qualcosina e a sto punto miglioriamo e mettiamo già anche un secondo silo e un rabdomante. Vai. Qua dovrebbero starci, perché vabbè, questa non lo miglioro ragazzi, perché tanto è piccola, quindi ce la facciamo senza problemi a tirarla su tutta. Sta salendo questo, quello di destra, quindi per il momento iniziamo a essere fortunati col petrolio. Andiamo a vendere di qua che è più alto.
Vediamo se Rabdomante mi trova qualcos'altro. Sì, però scaricatela, è sta trivella, ragazzi. Mettiamone 10 di cavalli. Mi sa che dobbiamo mettere un terzo silo. Mi sa di sì. Vai, mettiamolo qua. Ho idea che se no non ce la facciamo. Purtroppo devo prendere anche il potenziamento di silo, ragazzi. Come sapete, al momento non abbiamo nulla come potenziamenti. Allora, lui è già trovato qua. Vabbè, dai, mettiamo una trivella qua vicino e andiamo giù. Questa dovrebbe essere ormai finita. Perfetto, questa anche, quindi direi che per il momento siamo anche tranquilli. Vai subito di Rabdomante intanto. Ok, questa ha finito. Perfetto. 97. Ne tengo sempre solo due a vendere per il momento. Ah, l'avevo quasi beccata. Porcaccia miseria. Rabdomante c'è, ok. Questa mi sembra abbastanza grossa, quindi questa la migliorerei. Vai. 95. Io direi 94. Iniziamo a metterne magari 4 a vendere. Sta un po' scendendo, quindi vendiamo ancora questi 4 finché è 90 e poi ne teniamo solo 2 a vendere. Ok, qua ha finito. Ok, va bene, sì, è sceso 88. Però sta salendo l'altro, quindi aspettiamo un attimo a vendere, dai. Aspettiamo un attimino a vendere perché sta salendo questo. Ho idea che il Rabdomante non trovi più nulla, mi sa, iniziamo a vendere, ragazzi. Sì, guardateli come sale. Vai, iniziamo a vendere con 4. Intanto sono anche qua vicino. Sta salendo, vai. Andiamo a vendere con 8. Non li metto tutti, appunto, dovremmo averne 10, se non ricordo male. Non li metto tutti perché, come sapete, se no devono svuotare anche i silo, paura delle fuoriuscite. Quindi ne lascio sempre almeno 2 che pensano a questa trivella qua. Vedete che il Rabdomante non trovi più nulla, eh. Sa che il Rabdomante non trova più niente. Ok, adesso vendiamo con tutti i 10. Vai, vendete che sta continuando a salire, per cui ottimo così. Dai, svuotate. Va bene, no, direi che non li miglioro i cavalli, ragazzi. Avevo il potenziamento, è vero, me l'ho scordato. Però non li miglioro, risparmiamo 7,50, tanto riusciamo a stargli dietro. Ormai abbiamo venduto quasi tutto, manca un silo. Questa anche non, il Rabdomante non ha più trovato nulla, per cui quello che ho da vendere è qua. A questo punto direi che vendiamo senza problemi. Ok, vai, ma andiamo un po' più veloce così vendiamo prima. Sì, beh, tanto è ancora 1,30, quindi vendiamo assolutamente. Vai, vendi. Vendi. Sì, quello ormai è finito, quindi ragazzi, vendiamo tutto. Ok, abbiamo venduto tutto, quindi a questo punto comunque chiudiamo quantomeno prima il livello, almeno facciamo qualche soldo in più. Questa era grossa, solo che quella non potevo vederla. Comunque abbiamo preso lo stesso il bonus per il ritiro anticipato e anche altri 1000 di rimborso per i terreni, quindi comunque abbiamo fatto 18.000 e non è andata male. Questo qua però ha fatto 23.000, questo qua lo vedo cazzuto. Lo vedo veramente, veramente cazzuto. Vai su suggerimenti del sindaco. Ok, proviamo anche a vedere i suggerimenti del sindaco. E vediamo. Vediamo uno. YouTube, non devo raggiungere il fondo del pozzo petrolifero una volta collegato. Ah sì, e vabbè, ok, questo lo so già, ragazzi. Sicurati di visitare il saloon, le offerte cambiano di anno in anno. Vabbè, queste sono tutte robe che comunque so già. Vediamo il saloon cosa ci può dare. Allora, tasso di interesse per il momento non mi interessa. Qua cos'è che è? Il prezzo sarà superiore? Non riesco a leggere. Questo non scenderà mai sotto il 0,88, però questo... Solo che costa 9.100, mi sembra. Prezzo sarà superiore a un dollaro. Ok. Questo non sarebbe male. Il problema è che costa tanto, ragazzi. Io ho bisogno al momento di comprare sinceramente più i potenziamenti che non il prezzo. Allora, no, prenderei il Rabdomante, la profondità al 3. Spendo 15.000, che è tanto, però sinceramente mi serve per poter andare fino in fondo, se no non riusciamo a prendere tutti i terreni. Allora proviamo ad andare qua, vediamo se nessuno ci rompe le scatole. No, per adesso no.
Ok, va bene, dai, ci siamo sistemati tutti, anche qua loro hanno comprato un po' di roba, quindi per il momento anche qua, sempre con i soldi, siamo tutti abbastanza in linea, più o meno. Allora, ok, adesso i rabdomanti possono andare fino al massimo, diciamo, della profondità, cacchio, qua l'avevo beccata, vai che forse... No, non la superare, che sfiga. Non penso mai che siano così vicine al terreno, cioè vicine alla superficie. Comunque l'abbiamo beccata. Quindi andiamo con tre a vendere, potenziamo magari già i tubi e andiamo con tre a vendere. Dai, almeno iniziamo a fare un po' di soldi, come sempre. Vai, ok, lui ha trovato qua. Chi è che ha trovato questo o quell'altro? Boh. Vabbè, allora provo ad andarci sempre con una trivella, ragazzi, così mi risparmio un po' di spazio. E lui ha trovato qua. Quindi ci potrà andare. Avrà trovato un po' più in basso, immagino. Andiamoci sempre con questa trivella qua. Tanto questa è piccola, quindi la finiamo abbastanza in fretta. Vediamo dov'è. Che cavolo è che hai trovato? Oh, muovetevi a svuotare, ragazzi. Ok, dai. Ah, questa l'ho... Ma l'ho presa questa? Sì, l'ho presa proprio a culo e ho preso anche questa. Ok. Va bene, va bene. Vai, 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 vendete, vendete. Allora, silo. Ok, e cavallini. Assolutamente. Dai, svuotala, svuotala. Porca, vabbè, però non dovremmo beccare la multa, eh. In teoria non dovremmo beccare la multa. Lasciamone due a vendere. Non dovremmo beccare la multa perché abbiamo comprato quella cosa lì, per cui... Dovremmo essere a posto. Ok, allora miglior... no, non posso migliorare. Devo aspettare di far qualche soldo. Andate a vendere di là. Dai, muovetevi a scaricare. Devo migliorare i cavalli, ragazzi. Ok, questa ha finito. Per cui c'è solo questa. Aspetto un attimo a migliorarla, perché sennò non riescono a stargli dietro. Ok, allora qua un silo è pieno, ne mettiamo già un altro. Qua sta salendo bene il prezzo, ok. Quindi iniziamo a vendere magari con 3, anzi vai con 4 a vendere che è a 90. Facciamo un po' di soldi così migliori i cavalli, almeno ragazzi ci evitiamo nuove fuoriuscite. Mettiamo già subito un altro rabdomante. Questa andrà migliorata perché la vedo abbastanza grossa. Vai, 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 fate un bel po' di soldi così miglioriamo i cavallucci. Dai, dai, che 98, buono così. Ok, trovato qua e ci potrei andare anche con questo tubo qua. Sinceramente, così mi risparmio sempre spazio per le trivelle, ragazzi. Ok, vai, 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 così miglioriamo i cavalli, perfetto. Hai trovato anche qua. Adesso andiamo a vedere, qua magari metteremo un'altra trivella a questo punto. Ok, potevo anche andare direttamente di qua, però vabbè. Iniziamo a prenderla così, sempre che la prendiamo. Sapete, i nostri rabdomanti drogati. Oh, sta cacchio di pozza, dov'è? Ma sarà stronz. Allora, andiamo a beccare questa, va? Andiamo a capire dove cavolo è sta pozza. Andiamo con due, gli altri mettono via. Andiamo a vedere dove cacchio è. Mannaggia la miseria. Non penso sia qua, eh. Meno che non sarà magari qua ai lati. Questo dove cacchio sta? Oh. A meno che non sono... Oh, ok, una l'abbiamo beccata, finalmente. Alleluia. Ok, sta salendo questo, quindi andate, vabbè, vendete. Questi due li facciamo vendere di qua. E poi gli altri li mettiamo di là a vendere, ok. Vai. Allora, iniziamo a migliorare questa. Ok. Questa aspetterei un attimo. E qua non so dove cavolo è sta pozza. Vabbè. Migliorerei anche questa. Vai. Mettiamo un altro paio di cavalli e un altro rabdomante. Ok. Io non so te cos'è che hai trovato. Cioè, proviamo ad andare un pezzo più in giù, ma... Io qua non trovo nulla, ragazzi. Non trovo veramente nulla. Ah, 97, buono, dai, vendiamo con 4. Mettiamo altri due cavalli che mettono via. Dai,
tanto adesso i carri possono portare più roba, quindi in teoria non dovremmo aver problemi di fuoriuscita. Vedete, svuotano parecchio in fretta. Qua la migliorerei così arriviamo meglio. Io qua davvero non so dove cavolo è che ha trovato. Cioè, posso provare ad andare un po' di qua, un po' di là, ma... cioè, non riesco a capire veramente dove diamine ha trovato sto tizio. Ma dove cacchio è sta pozza? Cioè, non penso io sia qua, scusa. Ragazzi, non ho lo scanner, quindi devo... no, devo necessariamente far così. Cioè, devo andare un po' a cacchio, perché io non so dove che ha trovato sto tipo. Vabbè, intanto ci prendiamo... no, questa non la prendo, ma tanto qua ormai è quasi finito. 1,8, quindi direi di metterne 5 a vendere. Vediamo se l'altro rabdomante trova qualcosa. Muovetevi a scaricare, Dai, mettiamo qualche altro cavallo. Vai, riempiamo un po' di cavalli, ragazzi, così. Mettiamone sempre 6 a vendere. Qua sta salendo, Quindi occhio al prezzo di qua. Io non so davvero questo dove che ha trovato. Ah, è qua, ma vaffan bagno, vai. Dove cacchio me la indichi? Cioè, guardate che cacchio di percorso ho dovuto fare, ragazzi. Ma mannaccia la miseria, oh. Ma si può. Cioè, alla fine la prendevo anche di qua a sto punto. Vabbè. Vabbè, comunque questa è piccola. L'altro arduante, tra l'altro, non ha più trovato nulla, Allora, tutti di qua a vendere. Cioè, tutti, mettiamo... ne tengo magari 4, perché qua mi sa che non ha più trovato nulla, Rabdomante se n'è andato, per cui questa ho idea che l'abbiamo quasi finita. Questa non so neanche io se migliorarla, sinceramente. Ma o la miglioro, se no ci arrivo con questa, magari. Dai, la unisco così facciamo prima. Beh, questa qua è abbastanza grandina, Questa la unisco così almeno facciamo un po' prima e finiamo in anticipo. Quantomeno prendiamo un po' di bonus. Ok, ok. A 0,95 sta un po' scendendo, quindi io aspetterei a vendere, ragazzi. Aspettiamo un attimino a vendere. Al massimo vado a mettere poi un altro silo. Rabdomante non ha trovato più un tubo. Sì, un altro silo mi ci vuole. Comunque mettiamoglielo qua, così è vicino. Ok, vai, andiamo un po' più veloci, così vediamo di prendere tutto il petrolio. Il prezzo è ancora basso, per cui per il momento dobbiamo aspettare. Non so questa quanto sia grossa, sinceramente. Ma l'idea è che sia parecchio grossa, quindi non so se arrivarci anche qua e fargliela prendere prima, boh. Ah, abbiamo riempito anche l'altro silo, Ne dobbiamo mettere un quarto addirittura. Eh sì. Vabbè, io ci provo, ragazzi, perché davvero non so quanto è grossa e non vorrei finire il tempo. Ho speso 200 dollari di tubo, però del resto almeno sono sicuro di prenderla tutta. Lo miglioro anche. Perché questa qua è grossa. Sì, sì, la miglioriamo assolutamente. Il problema è che è molto basso il prezzo, ragazzi. È veramente molto basso il prezzo adesso. Di vendere per il momento non se ne parla. Problema che ho riempito anche quel silo lì e non mi ci stanno più silo, ragazzi. Devo iniziare a vendere qualcosa per forza. Però sta salendo, 80 centesimi, quindi vabbè, buono, dai. Svuotate, svuotate. Dai, mettiamone 5 a vendere, così almeno intanto svuotano. Tanto direi che adesso è 90, quindi va bene, Sì, sì, assolutamente. Siamo ad agosto. Vai, vai, svuotate bene tutto. Ma migliorerei anche questo, che così ce l'andiamo a prendere un po' prima. Ah, ok, questa ha finito, perfetto. Quindi rimane questa. Ok. Rimane questa qua piccolina, quindi iniziamo a vendere con 8. Anche qua 1,05, 1,06. Mettiamone anche 3 a vendere di là, ragazzi. 1,12, 1,13. Comunque stiamo vendendo molto molto bene. E siamo a settembre, per cui dovremmo anche riuscire in teoria a finire tutto il livello. Stanno scendendo un po' insieme, per cui...
Comunque noi vendiamo tutto perché abbiamo finito, ragazzi. Abbiamo ormai finito, abbiamo fatto comunque buono, quasi 21.000 praticamente. Ok, ottobre, così finiamo. Come fai? Ok. Ah no, infatti era tutto qua. Però la multa l'abbiamo beccata lo stesso, 1260. Ma io in teoria avevo comprato quella cosa che diceva che non avrei avuto multe. Boh, strano, a meno che non era per l'altro gameplay che solo era solo per l'anno, adesso non ricordo. Vabbè, comunque in ogni caso abbiamo chiuso con 22.731. Direi che non è andata male, eh. C'è sempre questo che riesce sempre a fare più soldi di tutti, eh. Per il momento questo Larry qua è cazzuto. L'avevo già visto all'inizio quando andavamo a scegliere il personaggio. Si vedeva che comunque questo qua è un po' come la Daisy nella serie classica di Tarmoil, è sempre un po' il rompipalle. Però comunque dai, direi che sta andando bene. Stavo guardando cosa ci potrebbe servire. Io prenderei magari nel prossimo il timer. Devo prendere qualcosa assolutamente per evitare uscite. Comunque vediamo al saloon cosa che danno. Però se posso chiudere un occhio in caso di fuoriuscite, non importa. Ah sì, vedete, qua è in ogni anno, quindi se lo faccio adesso varrà per il gameplay che poi andrò a fare subito dopo. Quindi magari nel prossimo gameplay, ragazzi, vado a comprare sempre quello. Mi converrà comprarlo in ogni gameplay, spendo 300, però mi evito magari multe di 1.000-2.000 dollari nel caso ci siano fuoriuscite. Va bene, ragazzi, allora direi che possiamo concludere qua questo gameplay dedicato a Tarmoil, modalità sempre estremo come sapete. Vi ricordo, ragazzi, mi raccomando, quei like, forza, continuate a sostenere questa serie che vi piace un sacco, condividete, soprattutto continuate a commentare tantissimo. Detto questo, amici da Tarmoil, ci salutiamo, noi ci ribecchiamo al prossimo gameplay. Ciao belli!